Ciao! Oggi, come leggete dal titolo, primo video su Shein, prima volta che ordino da questo sito, un sito cinese che vende qualsiasi cosa, dall'abbigliamento al make-up, beauty, accessori, cose per la casa, davvero qualsiasi cosa, cose anche per gli animali domestici, davvero c'è di tutto, ve lo lascio nell'info box. Io appunto principalmente ho acquistato qualcosina per questo autunno-inverno 2020, non tantissimo proprio perché essendo la prima volta volevo un attimino capire i tessuti, le taglie specialmente, e siccome è da tantissimo, davvero da anni, che non vi faccio un video riguardante l'abbigliamento, non so neanche come comportarmi, cioè non so neanche come descrivervi i tessuti, le varie trame, proprio perché sono impedita, sono incapace. Ci proverò. Ma non vi prometto niente. Io ho ordinato tutto il 30 agosto, mi è arrivata un'email con la conferma dell'ordine, dopodiché il 31 agosto mi è arrivata una seconda email con il link per tracciare il mio ordine perché era già stato spedito e mi è arrivato a casa il 9 settembre con le poste. Infatti tutto quello che vedrete era contenuto in questo sacchettino qua. Ogni capo è all'interno di queste buste con scritto Shein e con la chiusura fatta in questo modo. Io vi lascio nell'info box, se riesco, il link a ogni capo che ho acquistato, sperando di riuscire a accorciare il link e a non farlo di 3.000 righe, perché non so come facciano gli altri, io non riesco. Per quanto riguarda i capi sopra, ve li mostrerò con un jeans classico a vita alta, quello se vi interessa è di Gate 21, mentre la parte sotto che ho acquistato la vedrete sola. Sì, ve l'ho detto, non sono più abituata a fare questi video e direi che inizio proprio dal primo capo che ho preso in mano, che è questo maglioncino qua. Io ho preso una S delle parti sopra, mentre una 40 della parte sotto, ma appunto poi vi parlerò anche di quel capo lì. Questo maglioncino è un rosa antico e ha un costo di 3,99 euro. È un classico maglioncino da me, io amo i maglioncini in autunno, inverno, li utilizzo sempre praticamente con un paio di jeans. Io sono molto molto basic, se non mi seguite da tanto, ma nell'abbigliamento sono molto molto basic e ha la particolarità di avere lo scollo e le maniche con questa trama a lattuga, se non ricordo male, questo arricciato qui è appunto a manica lunga e il maglioncino a me ricorda la trama dei maglioncini della mia nonna, solo che è più delicato. È più fine quasi e mi piace proprio per questa trama. L'ho preso principalmente per questa trama. Come tessuto devo dire che è fantastico perché non ha perso fili. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che queste cose io non le ho ancora lavate, quindi poi vi terrò aggiornati nell'info box dopo il lavaggio che farò sicuramente dopo questo video per vedere cosa cambia. Per ora questo qui non mi ha perso fili, non mi ha perso niente. È molto molto morbido, leggero, ma io tranquillamente lo utilizzerò anche in inverno con magari qualcosa di più pesante sopra, perché non ve l'ho detto, ma io non sono per niente freddolosa, soffro molto molto di più il caldo, mi stende del tutto rispetto al freddo, quindi anche un maglioncino di questo tipo che non è super pesante perché, come, cioè, spero che si sia visto nella ripresa, è un po' trasparente, però io lo sfrutterò tranquillamente. Resta abbastanza crop top, ma non in maniera eccessiva. Con un jeans a vita alta avete visto che riesco tranquillamente a utilizzarlo, anche perché non lascia troppa pancia scoperta, arriva un po' più sopra dell'ombelico, ma cioè. È giusto, io amo questi maglioncini e amo questo colore, amo questa trama, questo assolutamente mi è piaciuto un botto e ve lo consiglio se amate, se cercate dei maglioncini così. Poi non è costato niente, infatti penso proprio che lo prenderò anche in altri colori. Poi il secondo è questo qui, sempre a manica lunga, ma questo qui a differenza dell'altro che è a manica dritta, resta un po' larga la manica, è bellissimo. Indossato questo qui è bellissimo, non rende per niente visto così. Ha uno scollo a V, ma anche lui non è eccessivo. Riesco tranquillamente a sfruttarlo anche da solo. Ha questi bottoni enormi
sul davanti resta più corto rispetto al precedente, però siccome veste molto ampio, molto largo, anche se è una S, mi piace come sta nel complesso con i jeans. Questo qui è un color ruggine, marrone ruggine, che tra tutti forse è il colore che mi sta peggio, forse, però a me piace lo stesso. Sempre una S, ve l'ho già detto, e ha un costo di 15 euro ed è proprio bello indossato, mi piace tantissimo, anche lui ha una trama a costine, righe sottilissime verticali, questo è il mio nuovo metodo per descrivervi questa trama, davvero davvero bello, mi è piaciuto. Sempre maglioncino, ma questo è completamente diverso, è più una maglia. È questo qui, di questo bellissimo verde bosco, verde prato, stupendo. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che tenete conto di come sta indossato, di come veste nelle clip, ma non tenete conto dei colori, perché con i colori sono più veritiere queste luci rispetto alle luci naturali. Non so perché la mia videocamera fa questa cosa. Con queste luci li vedete proprio esattamente come li vedo io, come colori. Dicevo che appunto un verde bosco, anche questo è una S e ha un costo di 7,99 euro. Classica scollatura a barchetta con appunto la trama a costine, sempre le righe verticali sottile, manica lunga ma con l'elastico sul polso, quindi il polso, questa parte qui resta stretta, ma questa parte qui resta larga. Lo vedete indossato che è meglio, io non so fare questi video. E anche sulle spalle resta un po' bombatino, non in modo esagerato, perché a me non piacciono i maglioncini con le spalle proprio a sbuffo, non mi piacciono, non trovo che mi stiano particolarmente bene. Questo è classico ancora, è tranquillo come piace a me. Non resta crop top come i due precedenti, arriva a al fianco, sì, non è un maglione lunghissimo, ma non è neanche a crop top, è una lunghezza standard e mi piace per il colore. Come veste mi piace, sì, non trovo mi stia particolarmente male, ma ultimamente sono proprio fissata con le magliette un po' più corte. Questo proprio lo amo per il colore. Ritornando ai miei classici maglioncini crop top, ho preso questo qui, che è di questo bellissimo borgogna stupendo, ha un costo di 4,99 euro, ho preso sempre una S, qui ha questa trama a costine molto più evidente con le strisce un po' più larghe, però tutto sommato non risulta eccessivo, rimaniamo comunque nel basic, è meno scollato rispetto ai precedenti, manica lunga e sulla manica ha questo effetto tipo lattuga un po' arricciato. Purtroppo penso di aver sbagliato taglia, avrei dovuto prendere una M perché secondo me veste un pochettino troppo stretto rispetto agli altri che tutto sommato sono perfetti, sono giusti. Questo quando mi muovo lo sento un po' stringere dietro sulle spalle, in più risulta davvero tanto tanto più corto rispetto agli altri. Nonostante il pantalone a vita alta comunque rimaneva sopra l'ombelico di un bel pezzo, specialmente vi ripeto dietro, quindi mi piace il colore, mi piace la trama, mi piace come sta, ma forse avrei preso una taglia in più. Infine, una delusione per quanto riguarda la parte sopra è questo body, completamente nero, a manica lunga, semplicissimo, un body normalissimo. Purtroppo dico, perché sulla foto, sul sito c'era sia la versione grigia sia questa versione nera. La versione grigia aveva la trama a costine, solo che non mi piaceva in grigio, quindi ho scelto il nero pensando che avesse la stessa trama. Non sono stata a vedere troppo l'immagine, in realtà è semplicissimo, cioè non ha, è una di quelle canotte tipo Dolce Vita come tessuto, per intenderci, tipo di Intimissimi, quelle cose lì, un po' più trasparente, specialmente visto contro luce è un po' trasparente, non mi fa impazzire, proprio perché io cercavo un body nero ma
non classico, non liscissimo come questo. Veste bene, non veste male, la taglia va bene, è sempre una S e ha un costo di 10 euro, però proprio mi ha lasciato deluso la trama, che non era quella che mi immaginavo, ma forse, vi ripeto, ho sbagliato io. Per terminare questo video, sempre taglia S a 13 euro, ho preso questi pantaloni neri a vita alta, con questi bottoni dorati con al di sopra un'ancora. Un po' una delusione anche qui per quanto riguarda il tessuto. Diciamo che io con i pantaloni ho un amore e odio, siccome non è la parte che preferisco del mio corpo, la parte inferiore, con i pantaloni sono molto selettiva. Ce ne sono davvero pochi che mi piacciono, pochi che mi fanno sentire a mio agio, pochi che mi stanno bene. Preferisco il tessuto a jeans. Pensavo che anche questi fossero tessuto a jeans. In realtà è un tessuto similtuta, di quelli molto elasticizzati, aderenti, tipo jeggings per intenderci, ma ho sbagliato la taglia perché fa un po' di difetto sul cavallo. Non so se è una cosa normale e di conseguenza non piace solo a me, ma in realtà vestono così, oppure se appunto ho sbagliato la taglia. Ho paura che andandola a lavare possa allargarsi ancora di più e fare ancora di più questo difetto, quindi per questo decido di fare il reso di questo pantalone proprio perché non mi piace come mi sta. Quindi questo è tutto, questi sono i miei acquisti dal sito di Shein, i miei primi acquisti dal sito di Shein. Sicuramente acquisterò qualcos'altro perché ci sono alcuni modelli di jeans che mi ispirano e non poco, quindi magari ci potrebbe essere un secondo video se vi può interessare. Ovviamente fatemi sapere nei commenti o tramite un pollicione in su se è un video che vi può interessare, se è un video che guardate volentieri, guardate spesso, non lo so, fatemi appunto sapere proprio perché è da tantissimo tempo che non vi porto sul canale video di questo tipo. Io spero tanto che questo primo video vi sia piaciuto, intanto vi abbia intrattenuto, tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!